cosa pensi della festa di Anna? Batti che la facciamo. Benvenuti a tutti in questa edizione straordinaria del TG Gio. In occasione della festa del patrono di San Martino, come avete visto ieri mattina, abbiamo fatto un tour dal paese e delle attività commerciali per vedere che aria si respira a pochi giorni dall'evento tanto atteso. Ma prima di continuare, vi chiediamo di mettere like al video per supportare i ragazzi e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Ora continuiamo il viaggio in paese. Cosa vi aspettate dalla festa di Anna? Tanta gente! Tanta gente di lavorare bene. Vi aspettiamo numerosi al Bar Sport. Noi vendiamo i cuori di caffè. Cuori, caffè, cioccolata, tanto amore. Ciao! Devo mettere il cammino. Buon lavoro a tutti. Registrina il... Giovannino! Paolo, cosa pensi della festa di Adarco? Quali penso, sono le tue prospettive, diciamo? Penso che è una festa stupendissima, che nessun paese riesce a organizzare e che purtroppo per troppi anni siamo rimasti senza. Dunque, viva la festa di San Martino! Dopo queste prime clip, andiamo ora a conoscere e vedere le donne del nostro paese che sono sempre presenti e attive nelle botteghe di Adrara. Siamo qua all'alimentare i vicini, Silvana, te sei la padrona. Quanti anni è che hai questa attività? Da sempre, da... Non ti ricordi più da quanto tempo è passato? No, saranno 30. È la prima festa in piazza? No, ce ne sono state altre. Sì, io non lo so. Tempi addietro, quindi. Sì, sempre bella, è sempre una festa e se il tempo permette è sempre una bella festa. Bene, siamo qua a Formenti Abbigliamento. Nella, buongiorno. Buongiorno. Cosa ti aspetti dalla festa di San Martino? Grandi cose come sempre, anche se quest'anno sarà una festa un po' ridotta. Okay. Era giusto per avere un punto fermo, comunque mantenere una continuità con questa bellissima festa che fanno comunque sempre nel nostro paese, sperando che l'anno prossimo si possa fare la nostra tensostruttura. Esatto. Tense, i volontari e i gruppi. Sei contenta della festa di Adrara? Sì. Finalmente. Dai. Contenta che sia la festa di San Martino? Sì, insomma. Raccontaci qualche aneddoto che hai passato a festa. Mettete in due. Canale 5 direttamente. Addirittura. Sì. Sì, sono contenta, però era meglio gli altri anni che era più. Vabbè, dai, meglio però, di niente. Meglio di niente. Dimmi tutto. No, sei contenta di quella festa finalmente, dopo diciamo questi anni di cuore. Sì, quei due anni sì, perché è la nostra tradizione. Ci teniamo a San Martino, esatto. Nostro patrono, come voi ti tenete a San Marco. Esatto. Continuiamo con un ringraziamento speciale per tutte le persone che si sono prestate per realizzare questo fantastico video e continuiamo andando a vedere i volontari che rendono possibile tutto ciò. Iniziano i lavori della festa di Adrara con i volontari che portano le panchine per poi metterle in piazza. Scherza, portare la 2. È per i volontari. Esatto. Sei uno di quei volontari, diciamo, storici, perché io quando sono qua in piazza ti vedo sempre. Quant'è che fai volontariato? 7 anni ormai. 7 anni quando sei andato in pensione, esatto. Hai cambiato lavoro. Quindi... ribaltato la vita. Okay, sei contento che finalmente iniziamo a fare una festa di San Martino? Iniziamo proprio... come i vecchi tempi. Piuttosto di niente, meglio ancora. Esatto. Questa. Grazie alla gente come te, diciamo. La squadra. La squadra volontari che il paese di Adrara riesce anche a fare comunque tante manifestazioni. Perché ci vogliono per tenere, esatto, un po' di. Per tenere vivo il paese. Vivo il paese, dare un po' di movimento qua. Bene. Altrimenti ci si addormenta qua. Esatto. Paolo, finalmente dopo 2 anni si torna a far festa in piazza. Cosa pensi? Cioè, sei contento? Sì, sono contento. È una dimensione molto, molto, molto ridotta. Stiamo parlando circa del 5% rispetto a quello che facevamo di solito. È comunque sempre impegnativo perché bisogna essere sul pezzo, però siamo soddisfatti anche dei risultati sulla lotteria, su quello che sta conseguendo questa manifestazione. Esatto. Perché anche questa signora qua ne sa qualcosa, Io sono sposata da 50 anni, a maggio faccio 50 anni di matrimonio. Mio marito sono tre mandati che sta facendo. Lui poi ci mette l'anima nel suo paese. E chi è la postina? Ciao. La storia è maestra e come abbiamo potuto comprendere dalle precedenti clip, la festa di Adrara è nata in piazza. Ci spostiamo quindi ora al passatempo per saperne di più riguardo alle origini di questa festa. Qual è la festa più bella di Adrara che vi ricordate? La festa con i nostri vecchi. Li mettevo sul camioncino di batterie. Per fare musica? Da dove partiva?
dai soldini. Fermava lì in paese, lì in piazza, e si metteva per attraverso per fare suonare le canzoni, così. Si ballava in piazza e si macellava a mangiare dove? Quindi si ritorna all'origine con questa cosa della piazza. Esatto. Quanti anni sono passati da questa festa? Ero piccolo io, c'erano 50 anni. 50 anni fa. Ringraziamo Bresciani per la disponibilità, questi fantastici aneddoti sulla festa di San Martino, ed ora continuiamo il nostro viaggio verso le attività commerciali di Adrara. Ciao Andrea, siamo qua alla Capoferri Formaggi oggi, quindi tu sei titolare della Capoferri Formaggi con tuo fratello Claudio. Questa è la settimana della festa di San Martino, abbiamo fatto un giro di tutte le attività per sapere cosa ne pensano tutti quelli che hanno l'attività. Era ora, finalmente si torna a fare un po' di festa. Di festa, un po' di raccoglimento nel paese. Esatto. Oltre poi il gioca pizza che organizzava le pizzate, finalmente c'è qualcosa. Esatto. Che bello! Siamo qua all'autofficina Fieni, Pierluigi buongiorno. Finalmente, buongiorno. Dopo 2 anni, torniamo a far festa in piazza da Adrara per il patrono, non sarà la solita festa. Cosa ne pensi che finalmente si può tornare a far festa? È sempre un piacere appunto festeggiare il patrono di Adrara. Certo, una festa come si faceva in precedenza al Covid sarebbe stato meglio, però va bene. Ci accontentiamo di questa. Sì, è comunque bello, dai, partecipare anche alla festa in piazza. Buongiorno a tutti, siamo qua all'autofficina Presti con Nicola Stavena, lo storico operaio di Adrara. Finalmente adesso dopo 2 anni si ritorna a fare la festa di Adrara. Che e bello. Qual è, diciamo, il ricordo più bello che hai della festa di San Martino? Della festa del Giorgione. Uè, giusto, l'uomo nero. Infine vi ricordiamo di passare presso Gioca Pizza per acquistare gli ultimi biglietti della lotteria di Adrara San Martino, grazie ai quali potrete vincere dei fantastici premi. Vi lasciamo a delle immagini inedite del nostro viaggio nel paese. Quindi ragazzi, venite a fare il tagliando all'autofficina Pieni, che è davvero... Che è Pieni! È concorrenza anche al minuto! Dici cosa ne pensi? Noi voglia. Sì, andate su Paperissima. No, guarda quando alla fine uno dice ne qua dice la Silvana, non l'ho scritto. La festa in sé è bella, è sempre bella. Lascia giù bene, ti riprendo bene. Che il video, dai, cancella. No, che cazzo? Siamo venuti a intervistarti per il video di San Martino, Certo, stiamo facendo il tempo del giornale. No, non mi metti su quello. Come no? Io so che fate sulle vostre, mi vedo. Ma vendi anche le calze blu. Dammene 2 paia che servono per l'abito. No, abbiamo fatto tutti, ma proprio 10 secondi. Allora, sono già passati 10 secondi. Tu 20 secondi. No, sì, fai bravo, no, scherzi, no, anche se. Siamo giunti ai saluti, ringraziamo tutti voi per aver guardato questo video e ringrazio anche te Giulia di essere stata mia collaboratrice personale. È stato un piacere. Grazie mille a tutti voi, ci vediamo nel prossimo video.